Oggi, seduta della Commissione Revisione della Spesa, ci stiamo occupando di costi non dovuti che il Comune, quindi noi tutti, sosteniamo a favore del Vaticano e più in generale di tutto il mondo cattolico. E ora vediamo qualche esempio. Ad esempio, una delibera del 2009 ha stabilito che l'amministrazione di Roma dovesse pagare 1 milione di euro alle parrocchie romane per dotarle di attrezzature ludiche e informatiche. Allo stesso tempo, ricordiamo che i bambini nelle nostre scuole non hanno penne, pennarelli, carta e non hanno neanche carta igienica, contributi che vengono richiesti ai genitori a titolo volontario. E ancora, l'amministrazione ha speso circa 200.000 euro per borse di studio in favore della Fondazione Comunità Domenico Tardini. Gli studenti invece di Roma Capitale sono completamente abbandonati dall'amministrazione. Ricordiamo poi OSP non pagate nel municipio VIII per circa 136.000 euro, mai pagate e mai riscosse dall'amministrazione, e ancora un ulteriore contributo di 30.000 euro alla rivista JOSP Magazine, una rivista per i pellegrini che vengono a Roma, per pubblicizzare degli itinerari turistici romani. Ricordiamoci che stiamo parlando di informazioni, peraltro di base, già fruibili online in tutti i maggiori siti, sia di Roma che turistici. Ad esempio, cosa abbiamo pagato in questi 30.000 euro? Fammi un esempio, Dunque, un che informazioni piccolissimo. diamo che i turisti e i pellegrini già non avevano? Allora, beh, intanto forniamo delle bellissime foto Di Roma. di Roma con delle vedute che insomma, possono essere interessanti. Poi un piccolissimo focus sulla Via Appia, che in questa marea di pagine ora sinceramente non trovo, Quante e pagine sono questi 30.000? 6, Sei quindi pagine. tu che sei bravo in matematica? 5.000 euro a pagina. 5.000 euro a Ah, pagina, sì, beh, insomma. le vogliamo vedere bene perché comunque valgono la pena. E ricordiamo che le informazioni sono in italiano e in inglese, Ah, quindi in anche in realtà inglese. sì, non è, il contenuto informativo non è tantissimo perché deve essere riprodotto in italiano o in inglese. Altro dato molto interessante, le agevolazioni ZTL. Attualmente le forze di polizia pagano 3 volte tanto quello che paga il Vaticano e addirittura i medici, per fare le visite nel centro storico, per le ZTL pagano 7 volte tanto quello che paga il Vaticano. Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti che possiamo definire storica o comunque senza precedenti. Abbiamo ricevuto da tutti gli uffici di Roma Capitale, quelli che hanno risposto, migliaia e migliaia di pagine e di documenti e di delibere e di pagamenti. E per questo motivo, questa è solamente una piccola parte, che vi chiediamo di aiutarci nell'analisi di questa documentazione. Potete scriverci portavoce.comune@roma5stelle.org.